Siamo con il direttore sportivo Daniele Dell'Icarri per parlare subito innanzitutto di questa vittoria, di questo risultato che fa il paio con la vittoria di Arezzo. Vittoria importante, grande umiltà oggi da parte della squadra che non ha sottovalutato questo match. Allora, vincere aiuta a vincere. Abbiamo fatto una grande vittoria domenica scorsa, anche di sacrificio, sporca. Oggi eravamo anche più liberi di testa perché poi vincere aiuta a vincere. Abbiamo fatto una buona partita, una buona prestazione contro una squadra che ha messo in difficoltà tante squadre. Avevamo il piglio giusto e abbiamo portato a casa una buona partita. 3 punti per non perdere contatto con il terzo posto. Beh, certo, noi dobbiamo sempre puntare al discorso di migliorare la nostra classifica, lo sappiamo, siamo consapevoli di questo. Ogni domenica sarà ora una battaglia per arrivare prima possibile. Sabato ci sarà il derby con il Pineto, ma il 1° febbraio si chiude il mercato. Dell'Icarri, parliamo un attimo anche di questo mercato che fino ad oggi non ha soddisfatto i tifosi, è arrivato solo il portiere Gasparini, per il resto ci sono state delle cessioni. Partiamo dagli attaccanti, Cuppone e Cangiano resteranno a Pescara perché ci sono delle richieste? Ma sicuramente resteranno a Pescara tutte e due perché quelli che dovevano andare via sono andati via. Abbiamo sempre detto la strategia nostra fin dall'inizio, come si vede, il fatto di non aver fatto niente non è una cosa non voluta, è una cosa voluta, perché abbiamo messo a posto solamente il discorso di rimanere tutti in doppi ruoli. La strategia è sempre stata quella di prendere giocatori per migliorare, quello che è successo l'anno scorso con Mero, la Mesic e Rafià. Quest'anno non ci sono opportunità del genere, quindi per il momento rimaniamo così. Cosa risponde a chi dice che se dovesse arrivare una grossa offerta però questi giocatori potrebbero partire? Assolutamente no, in questo momento non parte più nessuno perché siamo agli sgoccioli e rimangono con noi. Ecco, arriverà almeno un attaccante, probabilmente due. Forse non arriva neanche nessuno, dipende da quello che sarà l'opportunità migliore a livello proprio di miglioramento. Fabrizi è un'ipotesi percorribile, l'ex attaccante del Latina? Era un'idea, appunto. Ma a questo punto, insomma, perché potrebbe non arrivare nessuno, visto che comunque l'organico con la partenza di Tommasini si trova con un attaccante in meno? Abbiamo deciso di portare su un giovane che oggi è esordito e lo sapevamo, lo stavamo aspettando, volevamo portarlo su da tempo, l'abbiamo cambiato con Tommasini. Tommasini non c'è, Vergani rientrerà tra un mese, in attacco però ci sono i giocatori contati per Zeman. No, non è vero, perché potremmo giocare anche con i tre più piccoli davanti, quindi abbiamo opportunità per giocare in tutte le maniere. Non dobbiamo riempire la squadra, gonfiare la squadra, abbiamo fatto una scelta ben precisa a inizio dell'anno, dal 1° di gennaio, di mandare a giocare Manu, che Mora non rientrava più nei piani tecnici nostri, il portiere è andato via, l'abbiamo sostituito. Questo Tommasini è voluto andare via perché giustamente reclamava spazio, è sempre un giocatore nostro, tornerà alla base, quindi siamo sereni. Quindi da oggi al 1° febbraio non ci saranno arrivi nel Pescara? Quasi certamente no. Ci potrebbe essere però il colpo dell'ultimo minuto? Colpo dell'ultimo minuto solo per migliorare. Per chiudere, una battuta sul derby, sabato c'è il Pineto, bisogna riscattare la sconfitta dell'andata, provare a vincere. No, bisogna riscattare ora, tutte le domeniche bisogna riscattare tutto quello che non si è fatto prima.